Dobbiamo cambiare la predisposizione dei mobili. Mi piace questo plurale maiestato. Maiestatis, semmai. No, maiestato, perché queste cose le faccio da solo. E chi deve farle io? Sono reduce da un parto. Partoriscono migliaia di persone al mondo, non è una tragedia. Vabbè, allora ho esaurito le scuse. Comunque, i mobili sono pesanti. Non capisco perché voi donne avete sempre questa cosa di cambiare le predisposizioni dei mobili. Ma voi chi? Mia madre, almeno una volta al mese lo doveva fare. Addirittura. Una volta mi sono ricampato di notte, ero stanchissimo, mi sono tuffato nel letto, non mi sono trovato con la testa dentro il cesso. Aveva cambiato stanza completamente. Sì, vabbè. Anche a casa di mia nonna, mischia, dopo 25 anni che quella aveva la casa in questo modo, lei ha scambiato il bagno per la cucina. E cosa è successo? Ha pisciato sui fornelli. Ma perché ti inventi sempre queste storie? Obvi. Comunque, perché dobbiamo cambiare questa predisposizione? Così mi sembra sempre di vivere in una casa diversa. Ah, per questo mi hai fatto tagliare la barba. E aspetto con ansia i capelli. Ma la faccia quella, Lo so. Allora, io pensavo di mettere il divano da quella parte. Ma come fai? Non ci entra. Vabbè, questo no, ma un altro sì. Ma noi questo abbiamo. Che peccato, vorrà dire che ne compreremo uno nuovo. Ma se c'ha 2 anni di vita? Allunghiamo il muro. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, ma perché le è venuta questa idea? Fatelo per i mariti e fate fallire Ikea. Ma qual è Ikea? Che ogni volta hanno questa storia delle io sono bravo a montarli, poi vengono tutti storti. Ma lo faccio per risparmiare i soldi, ma poi a me non mi sembrano storti. Sono talmente storti che sembri senza mani. Anche con i piedi sarei in grado. Ma perché prima non li usavi? Cioè, tu mi vuoi dire che quella scarpiera è storta? Pensa che in realtà era un settimino. Ah, però accanzassi una scarpiera. Stavo pensando. E fallo rimanere un pensiero. Di mettere l'armadio al posto del cassettone. Ma come faccio a spostare un armadio 2 metri per te? Non mi riguarda, fai tu. Vabbè, levo i vestiti e li sposto. Ma quali vestiti? Amore, visto che ho tutti i miei vestiti in 3 cassetti. A proposito, me ne serve uno. Visto che ho tutti i miei vestiti in 2 cassetti, quelli che tolgo dall'armadio sono i tuoi. E dove pensi di metterli? Sul letto. I vestiti sul letto? Ma non era la valigia sul letto? Ma quale valigia? Lasciai stare. Allora, i miei vestiti sul letto non ci vanno. Perché? Si piegano. Perché sono fatti di lamiera. Lo sposti con i vestiti dentro. Ma sono assai, è pesante, non ce la faccio. Non sono mai assai per una donna i vestiti. Ma se alcuni manco sai di averli. Impossibile. Questo? Ma da chi sei stato? Chi è questa poca di buono? È il tuo. Tra l'altro l'ho preso ieri uguale. Tu non sai neanche quale compri. Almeno non esco come te che è sempre le stesse cose. Mi piacciono. Sei il nemico numero uno della Caritas. Non ho capito. Non hai mai dato dei vestiti in beneficenza? Ma se li uso? Sì, tipo questo. Ma questo è del bambino, che cosa c'entra? Ma sei il tuo di quando avevi 6 mesi? Hai visto, ora se lo ritrovo il bambino, abbasso il consumismo. Che consumismo sei consumato? Ma già dall'8 luglio 2023. Il giorno del nostro matrimonio. Addirittura fuori casa, mi sembra esagerata come cosa. Così impari. Vabbè, allora sto fuori. No, tranquillo, mi piace così, dov'è?